Il CAG, servizio del piano di zona S1, è uno spazio di incontro informale che durante il tempo libero offre ai ragazzi del territorio dell'Agro Nocerino la possibilità di ritrovarsi e di fare insieme, di aggregarsi intorno ad attività multimediali e di instaurare relazioni significative tra loro e con giovani operatori testimoni dell'età adulta, che escono dai ruoli parentali o istituzionali. L'obiettivo generale del CAG è di svolgere un'azione di prevenzione al disagio giovanile e di favorire percorsi di benessere e di promozione della creatività, in cui i ragazzi si sentano protagonisti. Il centro offre uno spazio di incontro, scambio e confronto, in cui i ragazzi hanno la possibilità di esprimere il proprio protagonismo partecipando attivamente all'organizzazione e gestione delle attività. Allora, Carlo, scusa, ti cercano di là per quella cosa. Ah, sì, me lo guardo un attimo. Ciao. Che fai questa mattina a scuola? Niente, ho bisogno di spiegare storie di cose. Oh, ma che dici, ma perché mi dici le bugie? Ma bugie. Lo so che non sei andata a scuola stamattina. Ma chi dà giù? Ti volevo fare una sorpresa. Oggi è trovata a Carmine e mette che neanche stamattina ti è andata a scuola. Ma che non serve a me, cazzo, sono. Ma vuoi fare fine l'anno passato? Non ti preoccupate. No, no, io mi preoccupo invece. Ma che parla a fuoco? Vai a scuola e ti pigli sempre l'imbrema. Però io almeno a scuola ci vago. Come? Fai figure in merda quando vado per pigliare la pagella. E poi la metto pure in punizione. Sì, sì, va bene, alziamo come dice lui. Oh, vediamo, oh, ci chiamate Carminuccia, e ti castano pure. Dove devi andare? Lo so, risapprecicate che avevo di. Sì, vabbè, che sembra stessa storia. Va bene, ciao. Ciao, ciao. Stai facendo una caccia di mistreo! Stai aspettando una muraria! Oh! Che cazzo di cavolo mie? Ma che boh! Ma poi faccio niente, non ti preoccupo! Ma come sei esagerato? Perché io non stavo lasciando, non ci vai più! Non deve sapere niente, non deve sapere! Oh! E
bello! Amuka! Amu, ma è successo qualcosa? Niente, Rosario si è appiccicato il cavagliolo. Ah. Abboniamo, ciao. Preparato. Oh, che sta? Ma tu manca stavolta mi parla di boom. Vabbè, tieni ragione, no, questa volta parla boom. Oh, vai giù, ci sta il cavallo, no, vai giù. La prossima volta ti faccio mo. Stacci boom. Amico, ci sta Enzo? Veramente, mi ha preso il risotto ad oggi. Signore, mi potete aprire un attimo il portone per piacere? Devo prendere dei cd, sennò stasera non ci potremo sentire niente. Non ci riuscite niente però, eh? Non ti preoccupare, Fambres. Devo dire che ho anche imparato a dare una sera. Fambres, che hai preso il risotto ad oggi? Va bene. Però bisogna...
Ma dove cavolo stanno questi CD? No, tutto a posto, non mi preoccupare, arrivederci. Sono le 7:30, ma che ora viene? Alle 8. Ma perché sei così? Avete litigato? No, niente. Subito vengo. Ma che è successo? Oh! Oh! Fermo, polizia!
Ho sapevo! Cerchi di mudra, che se no te faccio fuori veramente. Ecco qua. Abbiamo finito. I tuoi amici mi hanno portato qui un momento. Ah! Non potrei farlo. Ma mia figlia ci teneva tanto a fartela avere. Fidati di me. È meglio che la prendi. Grazie. Caro amore mio, lo so che adesso c'è la morte con me. Forse adesso mi odi, forse mi odierai per sempre. L'unico motivo per cui ho fatto questo è perché ti voglio troppo bene, forse più della mia stessa vita. E l'unico modo per salvare la tua era di farti mettere al sicuro. Forse non ti è bastata la lezione di tuo fratello l'anno scorso, quando l'hanno trovato ucciso dalle siringhe. Tu mi avevi giurato che non avresti mai fatto le cose che faceva lui, ma non fa niente adesso che mi hai detto le bugie. Quello che conta è che io so per certo che questo è l'unico posto dove non farai la fine di tuo fratello. Non so se un giorno vorrai perdonarmi, spero di sì. E sarò comunque fuori ad aspettarti. Ti amo troppo, amore, non te lo scordare. Tua per sempre, Maria Grazia.